tutto ricomincia e la fiamma dell'eterno conflitto tra le fazioni di League of Legends si riaccende più lucente che mai. Preparatevi a Red Bull Factions 2018. E ora voi, la risposta alla domanda: riusciranno i Cyberground a strappare una partita, la partita che serve a loro a rimanere in gara in questa competizione? O gli Edomina schiacceranno con un 3-0 le loro speranze di arrivare alla Games Week, di arrivare in quel di Milano, in questa di Milano. Ragazzi, bentornati, sono Sarego qui come Kendren. Bentornati qui con noi, signore e signori. Siamo qui in quella che virtualmente, potenzialmente, potrebbe essere l'ultima partita della giornata. Questo perché? Perché gli Edomina sono a match point. Ok. Altra domanda ulteriore per voi in chat, ragazzi. Di che regione è questo simbolo? È molto semplice. Abruzzo. Se dicevi Molise, dicevo non esiste, però va bene così. Peccato. Molise e Bundle City. Chicca, ragazzi, se andate sull'universo, il sito appunto che raccoglie il lore, tutto il lore, lo scibile di Runeterra, andate sulla mappa appunto interattiva di Runeterra. Vedrete che Bundle City, ogni volta che loggate, refresciate la pagina, sì, Bundle City cambia posizione. Bellissimo, bellissimo. Questo perché? Perché Bundle City, storicamente parlando, ne approfittiamo mentre i giocatori si sistemano per un momento lore di League of Legends a Red Bull Factions, questo va benissimo. Siamo qua apposta. Bundle City è protetta da un incantesimo che praticamente mette Bundle City in una dimensione parallela a quella, esatto, del resto di Runeterra, dove solo gli Yordle possono attraversare il confine tra Bundle City e il resto di Runeterra. Questo ha portato Bundle City ad essere una civiltà particolarmente pacifica, perché volendosene stare per fatti propri potevano farlo. Esatto, ed nessuno li poteva invadere. Ed è questo che ha portato tutta la storia di Lulu. Sì. Perché Lulu è stata tratta in un varco spazio-temporale da Pixie, che era una delle pochissime creature che era riuscita a fare breccia nell'incantesimo di Bundle City. Esatto. E questo incantesimo spazio-temporale ha portato Lulu a giocare nel Paese delle Fate, dove 5 minuti nel Paese delle Fate equivalevano a 500 anni nel mondo reale. Lulu quindi passa un pomeriggio a divertirsi, è lì tutta felice, tranquilla, torna e trova tutto cambiato, perché sì, sono passati 1500 anni nel mondo reale. Ovviamente non trova più nessuna delle persone alle quali teneva, si deve riambientare in un mondo completamente nuovo, con degli usi e costumi completamente nuovi. Esatto. E quella piccola scintilla di follia che potete scorgere all'interno di Lulu deriva proprio da questo, da questa lore abbastanza agrodolce, tipo: ehi, sono felice, ma tutti quelli che amo sono morti. Povera Lulu, ma ricordiamo quanto ci sia da scoprire appunto all'interno della lore. E quelle che abbiamo visto vincere oggi sono state le fazioni, alcune delle fazioni più importanti all'interno di questa competizione, ovvero Ionia, ovvero in questo ultimo caso, in quest'ultima partita, il Vuoto. E quello che rimane, cosa abbiamo a disposizione per i ragazzi, per degli Edomina, per riuscire a strappare l'ultima vittoria, nel caso ci riuscissero, la possibilità di andare a selezionare una di quelle, ancora una volta, molto forti fazioni è quasi scomparsa, perché con due fazioni automaticamente rimosse e tre da bannare, esatto, sono cinque fazioni da togliere a loro. E quindi comunque, allora, ragionandoci, sì, facciamo che comunque vai a bannare Demacia, vai a bannare Freljord e vai a bannare Zaun, rimarrebbe Bilgewater, rimarrebbe Bundle City. Noxus devi bannarla, e quindi lasci disponibile a turno o Zaun, che abbiamo già visto giocare, esatto, molto bene. In realtà le fazioni grosse ci sono comunque, ok? E questo è quello che volevo sottolineare. Quindi non mi non so, potrebbero smettere di bannare il Monte Targon, ad esempio, per dirne una. Giusto, per qua non l'ho ancora capita. Capisco Zoe, Diana, capisco... Leona, Bot. Ma non Bot chi ci metti, cioè? E va bene pure che mi metti Kindred in giungla, ma Bot chi ci metti? Manca sto problema principale che... Comunque, che tra l'altro, una parentesi, sì, tornando a parlare di Bundle City e degli Yordle, effettivamente una delle particolarità genetiche degli Yordle, sì, è che hanno una, chiamalo difetto, propensione genetica, per gli Yordle la solitudine porta matematicamente alla follia. Esatto.
Ed è questo che ha portato alla nascita di Veigar, così come lo conosciamo, perché la tortura peggiore da infliggere a uno Yordle è l'isolamento. Sì. Veigar è stato lasciato dalle forze noxiane all'interno di una cella di isolamento fino a impazzire completamente. Questo perché? Perché doveva rivelare delle informazioni importantissime su Bundle City, che comunque non ha mai rivelato. Quindi un briciolo di umanità, di yordelità, non so neanche come definirla, è rimasto dentro di lui. Integrità. Però lui vuole comunque ammazzare tutti. Adesso sì, ha cambiato un attimo, diciamo, obiettivo, ecco. Ha concentrato tutte le sue energie, invece di concentrarle nell'essere cute, nell'essere carino e riesce in entrambi, va detto, sì. Bellissimo. E allora, quali saranno le due fazioni che andremo a vedere? Lo sapremo tra poco. Dovremmo essere quasi pronte alla draft. Ricordiamo che, essendo questa l'ultima partita dei Cyberground per poter rimanere all'interno della competizione, sì, devono tirare fuori il meglio che hanno a disposizione. Le ultime tre partite, perché sì, se vogliono vincerla devono fare un reverse sweep a questo punto. Sì. E quindi hanno una piccola occasione, di sicuro non semplice, se consideri quanto efficacemente gli Idomeni abbiano vinto l'ultima partita, ok? Assolutamente. La cosa interessante sotto questo punto di vista che voglio vedere dai Cyberground è una delle fazioni che hanno dimostrato essere più efficienti nel riuscire a portare a casa una partita. Ora, indipendentemente dal fatto che sia stata proprio l'ultima partita che abbiamo visto, la composizione del vuoto che abbiamo visto nella partita precedente a me piace tantissimo. Allora, è troppo bella. Chiama la composizione del vuoto, ma era letteralmente una composizione, sì, da competitivo. Sì. Ok, era non c'era il sistema delle fazioni in quella composizione. Erano tutti del vuoto, ma per caso si sono, sì, trovati tra amici. Tipo, hai in mente quando al lavoro dopo 15 anni incontri i tuoi vecchi compagni di scuola elementare? Sì. Praticamente era la stessa roba. Sì. Perché quella composizione aveva tutto quello che le serviva per vincere. E si è visto, ha fatto tutto perfetto. E anche lì, se gli Idomina hanno risolto i problemi che avevano avuto nel game 1, okay, con il game 2, sì, i Cyberground hanno mancato questa evoluzione all'interno, sì, della serie. Anzi, all'interno di una serie è davvero fondamentale riuscire ad avere quell'evoluzione. Ma Cyberground penso che abbiano, vai, cercato un'evoluzione a livello di draft, sì, perché la draft era molto più intelligente da parte loro. E si sono persi, sono persi nell'esecuzione. E questo è il problema. Quindi, se nella prima partita drafti male, nella seconda drafti bene ma esegui male, dalla terza in poi drafti bene ed esegui bene, e quindi Cyberground vinceranno per 3-2 questa serie. Ah, posto così. Non lo so, c'ho il copione qui, poi non so se è stato No, quello aggiornato. Che versione hai, la tua? Fai vedere. La 3.1. Ah, allora sono io con quello indietro, scusa. Ok, ragazzi, siamo quasi in draft, siamo quasi pronti a vedere appunto le fazioni che sono state selezionate. Quindi vedremo se riusciranno a tappare un buco, l'altro di Cyberground, e riuscire a portare a casa appunto una singola partita. Solo una basta per riuscire a continuare. Poi dalla prossima ne parliamo. Però siamo già in draft intanto, e eccoci, vediamo The Macha contro Bundle City. The Macha per gli Idomina. Ok. Gli hanno lasciato The Macha, però giustamente Shurima va bannata. Freljord va bannato contro gli Idomina. Noxus va bannato di default, perché bravi gli Idomina che hanno bannato a vuoto, assolutamente. E Ionia, sì, non potendo utilizzare quelle regioni, le vanno a rimuovere dalla pool avversaria. Perché e quindi sono davvero efficaci. Ok, arriva Ryze come primo pick, blue side, strano, sì, stranissimo. Molto personale come scelta, voglio dire. I ban davvero da parte di entrambe le squadre sono perfetti sotto questo punto di vista. Sì, sì, sì. L'unica cosa è che appunto gli Idomeni, avendo la priority, essendo blue side, riescono comunque a prendere una delle migliori che è rimasta, che è The Macha. Right, Tristana, ok. Ma vediamo come vogliono impostare. Considerando quanto bene ha giocato finora. Sì. Un Deidara con Garen. No. Dipende dal matchup. Garen, come Mastery e come Mordekaiser, sono campioni che mi stanno molto a cuore, che vengono bistrattati dalla maggior parte delle persone perché vengono giocati a caso. Nel momento in cui un personaggio da nicchia viene utilizzato nella sua nicchia, quando è possibile utilizzarlo, quando la composizione propria e quell'avversario lo permettono, allora lì sì che vanno a dare il meglio. Garen non è un personaggio che puoi prendere alla cieca, ma un personaggio che nel caso non ci siano problemi semplicemente scintilla. Quello sì. Brilla, quello di sì, luce propria. Sì. Arriva Lucian intanto, quello almeno è un metapick, sì, a differenza di Garen. Arriva Lux. Luxo support Tuxo. Contro Corki? Lux. È tosta contro Corki, eh? Allora, se mi giocano davvero Lux support, considerando come Netta, okay, ha giocato Nami, se support va bene. Può andare molto bene. Perché se mid e per sbaglio un binding non va segno, Corki la distrugge, la cancella. Mmm.
e mettere a segno un binding contro Corki, voglio dire, non il... è difficile, però non è neanche facile. Dipende da come dipende da quale jungler soprattutto. Ecco, Alistar la va a spostare leggermente verso la corsia centrale a testate, quella Lux, okay. Perché se tu mi metti Lux in corsia inferiore, ricordiamo che il legame luminoso non interrompe la combo di Alistar. Quindi non è che dici sto ingaggiando, mi interrompi. No, sì. Rimango immobilizzato alla fine della combo, però intanto la mia combo la faccio. Vero. Alistar ha sempre potenziale di ingaggio su Lux e quindi magari la vai a mettere mid. La vai a mettere mid? Sì. Però sai che ti do un'informazione particolare su Lux riguardo la patch 8.17? Vai. In solo Q è il mago con le statistiche migliori di tutte dal in elo alti. Ma win rate parliamo? Pick to win rate. Ok. Neanche dici, sai, il classico Aurelion Sol vale. Con 2% di pick rate. Non vale. La piccano di one trick. Lux no. Lux attualmente si aggira intorno a un 10-12% di pick rate. Buono. E un 54% di win rate. Ok. Sta bene Lux in questa patch, perché è una patch che ha rallentato molto i tempi di aggressione da parte dei jungler, sì. E l'abbiamo visto nella partita di prima. Vedere un Gragas e un Kindred e una Kindred che non fanno nulla per tutta la fase iniziale di partita. Vero. Non dipende dai jungler, dipende da come il meta si è evoluto. E quindi un campione, quello è Amumu. Amumu non è di Shurima? No, è uno Yordle. No, l'hanno spostato anche lui. È uno Yordle, quello è Amumu. L'hanno spostato anche lui davvero? Amumu è geniale contro Lucian. Funziona davvero da dio contro di lui, perché è stato buffato recentemente e le sue resistenze vanno ad aggiungersi alla passiva come 3% riduzione di armatura bonus e resistenza magica bonus. Sì, ma nel senso che il 3% dell'armatura diventa riduzione flat sugli attacchi, esatto. Base. È ottimo, è ottimo, è ottimo. Però c'è Nidalee. Nidalee dall'altra parte, che può tranquillamente auto-junglarlo, ma Amumu da mid game in poi non vuole neanche più junglare, semplicemente va in lane, schiaccia R, che builda CDR. Ricordiamo, e così. Una volta Amumu, nella lore iniziale, sì. Era semplicemente una mummia trovata all'interno di una delle piramidi, esatto. Di Shurima. C'era era un bambino mummificato. Sì. Infatti, anche il suo nome stesso. Amumu sarebbe Amami, una mummia pronunciata da un bambino, esatto. Ok? Con il rework della lore di Amumu, che è arrivato in concomitanza con la canzone, quella La maledizione della mummia triste. Sì. È stata reworkata la lore, lui è semplicemente uno Yordle mummificato e maledetto. Ok. Gli è andata benissimo, gli è andata benissimo. E stavo scherzando, immagino che effettivamente allora non ci sia stato il rework. E infatti mi sa che è di Shurima. Ok, confermato comunque di Shurima, pur essendo uno Yordle e non un bambino? Credo proprio di sì. Ok. Ora andiamo a chiedere alla regia di confermare con i team che tutto sia a posto. E ricordiamo appunto che comunque la draft stava andando abbastanza bene da parte di entrambe le squadre. Era un setup ok. Alistar si poteva alternare con Lulu. Sappiamo la potenza di All-In a livello 2 permane. Ovviamente Alistar, se serve un engage al team dal mid game in avanti, è la scelta obbligata al posto di Lulu. Avevano un secondo tiratore sotto forma di Corki, in grado di gestire la corsia centrale, ruammare nelle corsie laterali. Dall'altra parte anche loro erano a posto con De Macha. Qui vorrei un attimo però capire che cosa è successo, ok? Perché stiamo aspettando comunicazioni da parte dei Cyberground sul pick di Amumu. Confermo che, è di Shurima. Ok, Amumu è di Shurima intanto. E quindi quello era un errore, assolutamente. Ok. Interessante, non l'hanno quindi spostato a Shurima nonostante il cambiamento da umano a Yordle? Beh, pure se Yordle sempre è una mummia. È una mummia, nel deserto la metti, cioè va bene tutto. Matematicamente parlando la metti nel deserto. Esatto, cioè è una mummia. Va bene, può essere Yordle quanto vuole. My bad. Avevo frainteso le intenzioni quindi del rework della lore. A meno che non fosse un segnaposto. Però tendenzialmente non si potrebbe utilizzare. Mi sa che non si possono usare, esatto. E quindi magari non lo sapevano i ragazzi degli Idomina, dei Cyberground. Quindi mi stai dicendo che se ti sparo in una gamba, perché non sapevo che non si potesse sparare alle gambe. No, la legge non ammette ignoranza. Ah, ok, no, questo mi sembrava, volevo capire. No, scherzi a parte. Stiamo aspettando adesso conferme da parte della regia su cosa effettivamente è successo. Sì. Mentre aspettiamo conferme da parte della regia, quello che mi interessa capire è che cosa ci metti al posto, ipoteticamente, di quella Mumu. Un jungler qualsiasi, visto che hai già Alistar e non ti serve altro engage. Ma chi metti? Considerando che cosa avevano draftato dall'altro lato. Visto che c'è Nidalee dall'altra parte, quali jungler rimangono? Per Bundle City non ce ne sono troppi. Sarei andato per una Kindred magari. Se vai a selezionare la giungla in quel caso.
Potrebbe essere una Kindred. Sarebbe andata benissimo. Al triplo tiratore non è che serva. Ok. Triplo okay. tiratore non serve. Quindi cosa rimane in giungla? Nulla. Non c'è niente. Nocturne. Nocturne. E se fosse Ivern? Supportivo nei confronti del doppio tiratore? Mi piace. Mi piace. Perché Ivern l'abbiamo visto recentemente, seppur non con grandissimo successo all'interno degli LCS. Sì. Ivern, se non vado errato, dovrebbe essere indipendente. Dovrebbe essere indipendente, sì. Poi... Infatti, nello scorso Red Bull Faction lo vedevamo spesso e volentieri, fin troppo spesso e volentieri. Era un po' sbroccato durante lo scorso sì. Red Bull Faction. Era ancora nel suo stato di statistiche un po' elevate sì. sullo scudo. Sì. Della serie che lo scudo ti faceva vincere un trade, punto. Ancora una volta mi scuso personalmente con tutta l'Italia. Okay. In quanto ecco era ora, lo stavamo aspettando da tanto, Sarengo. Grazie per aver avuto il coraggio di farlo. Eravamo qui ad aspettare tutti questo. Per oggi, ragazzi, per oggi la giornata può anche chiudersi qui. Ci vediamo alla prossima edizione del Red Bull Factions. Ho insegnato personalmente a Ivern, ad Agua, che ci ha fatto il video, che ha causato la popolazione di Ivern nelle prime tre settimane, appunto, di successo. Ah, quindi ti stai scusando solo per questo? Sì. Non per tutto il resto? No. Ah. E allora rimaniamo qui, perché mi sa che c'è da aspettare prima che se ne renda conto. Stiamo ancora aspettando conferme da parte della regia. Noi vi chiediamo scusa sulla mancanza di sicuramente informazioni riguardo. Sicuramente stanno discutendo, ragazzi, perché credo fosse appunto un filler, come si chiama? Un segnaposto. Placeholder. Segnaposto in italiano. Che ripetiamo, che... non si dovrebbe poter usare proprio per evitare a voi viewers di dover aspettare un po' troppo. Ma vabbè, ma in generale è che il nuovo sistema delle fazioni, dove non bisogna preselezionare le fazioni prima del torneo, perché se voi ricordate bene, la scorsa edizione del Red Bull Factions... un secondo... ok... Ok, ok. Allora. Effettivamente sì. Non c'era la possibilità di utilizzare un segnaposto, ma a quanto pare gli Edomina vogliono comunque giocare, okay. Quindi danno di loro sponte la possibilità ai Cyberground di giocarsela. Amumu era un placeholder per Rumble. Ok. E quindi si giocherà altro più avanti come ultimo pick. Ragazzi, ancora una volta ringraziamo gli Edomina, che nonostante un errore in draft da parte dei Cyberground, che sarebbe potuto tranquillamente costare loro la partita. Eh sì, perché quando purtroppo cominciamo... infrangendo il regolamento, esatto. Gli Edomina avevano diritto, non dovere di no, non c'è squalifica immediata. Gli Edomina avrebbero potuto chiedere la vittoria a tavolino della partita singola. Gli Edomina decidono comunque di giocare, quindi danno questa chance ai Cyberground. Quindi K/ in chat per gli Edomina, bravi ragazzi, che dimostrano tutto il loro fair play e vogliono portare la partita al 3-0, ma se la vogliono guadagnare in partita sul campo. Nobile da parte loro. Bravi. Dei veri guerrieri. Dovremmo a breve tornare in draft. Ci siamo? Sì. Siamo di nuovo in fase di draft, quindi giusto due secondi per organizzare sì. il tutto. Perfetto. Abbiamo comunque okay. Demacia contro Bundle City a livello sì. di draft, quindi vedremo da parte dei... Ok, Rumble ha senso. Rumble ha senso. Non c'è ancora il jungler, cosa curiosa, non sappiamo ancora quale sia il jungler da parte di Cyberground, ma Rumble ha senso con i danni sostenuti da parte di Corki e da parte di Tristana. Con e poi Corki le... Rumble. Esatto, la X di fuoco da parte loro, questa combinazione di mecha da parte degli Yordle. Chissà come mai gli Yordle sono piccoli, si devono far aiutare da questi macchinari giganteschi. Pura no? overcompensazione. Ah. Voglio dire, proprio spura e spietatissima overcompensazione. Va bene. Quella non sarà Katarina, essendo notoriamente noxiana, per ah, quanto... quindi è un Nocturne, effettivamente. E Nocturne funziona benissimo sia con Alistar che con Rumble. Quindi okay. va bene. Va bene, ma molto bene. Effettivamente era l'ultimo rimasto, perché Kindred, terzo tiratore, va bene tutto, ma no, soprattutto senza Brom, che in un'altra fazione. Dicevamo appunto Nidalee è stata presa dalla squadra nemica. Nocturne è perfetto, perché come dicevamo va a sinergizzare con due quarti del team rimanente e va a essere comunque un jungler decente dalla pool degli indipendenti. Qui jungler più che decente, se posso essere sì. sincero, perché comunque ti dà una via di accesso alla backline nemica. Certo. È una backline che vuoi aggredire, ma è una backline non facile da aggredire, perché esatto. i danni da parte degli Edomina arrivano da parte di Nidalee, da parte di Ryze e da parte di Lucian. Lucian titemizza HP bonus grazie alla mannaia oscura, e quindi un all-in di Nocturne non è tarato
per uccidere Lucian all'istante. Sì. Salvo non abbia ovviamente un vantaggio in partita. Rides non ne parliamo. Lux da corsia centrale mi interessa tantissimo vedere come verrà giocata contro quel Corki. Perché Lux... Ancora sei convinto che sia in corsia centrale? Ah, no. Lux support, scusami. No, è perché non avevo ancora commentato Poppy. Quindi sarà comunque Lux support, sì, contro Alistar. Io avrei messo Rides top, Poppy bot contro Alistar e Lux mid. Anche perché di Dash nel resto della mappa non ce ne sono. C'è solo quello di Nocturne di ultima dal livello 6 in poi. E Poppy, essendo un campione corpo a corpo contro Rumble, potrebbe soffrire la fase di corsia? Interessante. D'accordo, d'accordo, d'accordo. Quindi abbiamo una nobile composizione de Machana contro una composizione di Yordle. Come vediamo, Alistar e Nocturne sono noti per essere due famosi, sì, Yordle. No, non è così. Sono i due pick indipendenti selezionati come assist per Bundle City. Piccolo spoiler della lore: Nocturne è quello che diventerà in futuro Zed una volta che verrà consumato dalle ombre. Esatto. Giocare con le ombre è pericoloso come giocare con il fuoco, e questo è il risultato. Perché la tecnica di Zed era tenuta proibita dai maestri dell'ordine Kinku? Semplicemente perché corrode l'anima dell'utilizzatore. Esatto. E prima del rework della lore era la stessa forma di potere che stava corrodendo parzialmente anche Varus. Sì. Era situata a Ionia. Il sottosuolo di Ionia era albergava forze oscure. Ma... L'ho già sentita questa in un altro videogioco, ma mi sa che non lo possiamo nominare. Comunque... Non so di cosa tu stia parlando. Dai, dopo. No, al di là di tutto, Nocturne sì, era uno di quelli che aveva iniziato ad utilizzare la tecnica delle ombre, sì, per poi diventare Nocturne. Anche se anche la lore di Nocturne è stata reworkata. Sì, all'inizio era all'interno del... era per gli evocatori e albergava... Non albergava, era la materializzazione degli incubi degli evocatori. Avete presente qualche film horror in cui dormite e durante i sogni arriva qualcuno e vi... Ecco, sì, uguale. Uguale, era esattamente Nocturne all'interno di League of Legends. Perché una volta League of Legends non erano semplicemente i campioni che decidevano, sì, di iscriversi e basta alla Lega delle Leggende. C'erano gli evocatori, che d'altronde dovrebbero essere noi, voi, tutti i quanti, giocatori, che evocavano i campioni dentro la landa degli evocatori. E infatti quello era anche il lore di Morgana e Kyle. Morgana e Kyle, così come Nasus e Renekton, erano stati portati inizialmente da altre dimensioni, da altri universi, evocati su Rune Terra. Ma che Lissin? No, Lissin stava studiando perché voleva diventare un evocatore lui stesso. Solo che prima di finire l'addestramento cercò comunque di utilizzare la tecnica dell'evocazione. Okay. E invece che evocare un campione distrusse un villaggio. Ops. Quindi per punirsi si diede fuoco. Lui non si fece niente, però i suoi occhi si sciolsero. Esatto. Anche questa storia mai sentita, un monaco che si dà fuoco in segno di protesta, perché... La protesta di Lissin era contro l'invasione delle forze di Noxus nei confronti di Ionia. Esatto. E la protesta andò a buon fine. Si rimase in fiamme per 3 giorni, Lissin. Ed è ancora qua. Forma smagliante, inoltre. Ed effettivamente l'Istituto della Guerra ha schierato forze contro Noxus in favore di Ionia, sì, cosa che ha portato Ionia a vincere la famosa prima grande guerra tra i due, che è stata commemorata in gioco dai calzari dell'acume di Ionia. Esatto. Chi c'era già allora si ricorda ancora che è stata giocata una battaglia all'interno della community, che allora era ristretta. È come se chiedessimo a voi di giocare e rappresentare, proprio come stanno facendo questi ragazzi, due fazioni, ma la battaglia decidesse la storia e il suo continuo. In quel caso il fatto che abbiano vinto Ionia con il famoso, il celeberrimo Udyr di Guardsman Bob, sì, che andava ad abusare l'innervating Locket in Season 1 e 2, potete andare ancora a trovare... Tornando. Andate ancora, dovete, potete ancora trovare il video, la registrazione appunto sull'internet. Sul cinematografo online. Esatto, permise la vittoria di Ionia. Sai qual è la cosa divertente? Sì. Che la vittoria di Ionia venne per mano di un Udyr, sì, e nella lore effettivamente Udyr è l'allievo di Lissin. Sì. È tutto mescolato in maniera abbastanza curiosa. Vero. Ah, dovremmo a brevissimo entrare in partita, sì, signori. E entrando in partita andiamo intanto a commentare che cosa vediamo sulla landa, perché Nocturne va per il tempo letale, un setup abbastanza standard per lui, ma come mai? Per quanto un po' old school. Esatto, ma come mai il tempo letale?
Cosa c'entra con Nocturne? Vi lanciate, aspettate che arrivi il terrore e il tempo letale procca nel frattempo, esatto. E smembrate un singolo il bersaglio. Il tempo letale ha esattamente lo stesso channel, lo stesso tempo caricamento, esatto, sì, del terrore di Nocturne. Nel momento in cui procca il terrore, procca il tempo letale, e quando lui è spaventato gli tirate tante di quelle mazzate, ma tante di quelle mazzate che diventa assolutamente un ottimo acquisto. Per il resto della mappa abbiamo tutto abbastanza standard. Abbiamo una Lux che si presenta con la barriera in corsia inferiore, un po' egotistico come incantesimo dell'evocatore per un supporto, però non so chi sono io per più giudicare. Altro, se schiaccia W c'ha 2000 HP in più di base. Perché è sbagliata quell'abilità. Quando hanno buffato lo scudo di ritorno è stato piacevolissimo. Io già non muore quella lì. Ma perché gli buffate le cose che danno più fastidio di Lux? Intanto, signore e signori, siamo già sulla landa degli evocatori. Questa è la terza partita. Siamo al match point per gli Idomine. Quindi la parola passa a voi che ci state seguendo da casa. Hashtag IDWin. Se pensate che gli Idomine possano portare a casa un pulitissimo 3-0. Mentre hashtag CGGWin. Se credete nel reverse sweep. Kennen, tu che sei esperto di questa skin, ma Kennen? Mi hai appena chiamato Kennen? No, Kennen, okay. La R era muta. Ma anche negli altri croma ha gli occhietti sopra? No, gli occhietti cambiano espressione a seconda del croma. Ah, ecco. C'è quella con gli occhi da botta pesantissima, c'è quella con gli occhi un po' assonnati. Questa fa ridereissimo, questa sembra, sì, di Google Eyes. Sì. Un po' come Miaokai anche, che va a cambiare espressione sul guantone in base al croma. Ho capito. Nel frattempo vediamo Tristana che lancia in aria il suo drago a caso. Non giocate con i vostri draghi, ragazzi, mi raccomando. Come no? È carino! No. A cucciolo! Per favore, la prego, si contenga. Il mio draghetto! Pain in corsia centrale invece vanta una croma tutta dorata. Più gialla che dorata, però vabbè. Scelte stilistiche. Da parte di Nidalee abbiamo uno start sulla lane forte, sì. E anche quello va benissimo perché il jungling è perpendicolare da parte dei due. Entrambi iniziano dal potenziamento rosso. Nocturne si fa forte di Rumble e Poppy ha perso un bel po' di tempo. Avrebbe potuto impostare una priorità di corsia e invece decide di giocare in modo conservativo. È stata una scelta questa, ok? Non ha sbagliato qualcosa, ha scelto di impostare così la lane. A proposito di lane forti, guardiamo gli start da parte di Cyberground. 3 scudi di Doran. Eh sì. Sembrano quasi sotto psicologicamente. Partire in tutti e tre i casi di scudo di Doran. Cioè. Sai. In realtà con Bundle City ci sta. Perché Bundle City comunque è una frontline solida in Alistar. Hai dalla tua uno scaling immenso sia su Corki che su Tristana che su Rumble. Rumble costretto al flash Infinity. Un paio di attacchi di Kermis, pronto giavellotto, gli salta col dosso comunque. Il primo sangue già ottenuto nonostante lo scudo di Doran, nonostante il flash, nonostante usa la pozione Infinity, dai! Qui c'era poco da fare. Pozione o meno sarebbe morto comunque. Il danno da esecuzione della Q di Nidalee adesso è diventato anche abbastanza univoco da quando è stato rimosso dalla Q di Lee Sin, suo storico concorrente per il dominio della giungla su campioni meccanicamente pretenziosi. E tutto questo è stato dato proprio dal fatto che lo start da parte di Nidalee sia stato dal rosso. Solo, esatto, con il rosso si riesce a fare una cosa del genere. Ok, Nocturne sta counter junglando, ma è una consolazione davvero magra, se posso dirti la mia. Anche perché il Raptor comunque di Onaru sono andati, sì, ma i Krug sono presenti e verranno fatti appunto da parte di Nidalee, che è ancora lì e non so com'è. Secondo me riganca, ritorna, a volte ritornano, esatto. Ingaggio nella corsia inferiore da parte di Luque, netta, e dovrebbe andare a morire nonostante lo scudo della barriera. Sì, dovrebbe morire Pioch, che è morto. Si sono girati e va bene che avete ucciso Lux, ma dovete stare attenti a salvare anche il vostro tiratore. Aveva ancora il flash anche Pioch. Usate i flash, usate le vostre risorse. Quasi ci muore Kermis, ci morirà Deidara, ma Infinity è bello che è crepato e questo sarà un ulteriore, però pushala. Ah no, sta pushando verso Deidara che sì, ha il TP. Ha il TP. No, Infinity sarà a livello 3 quando Deidara sarà a livello 5 e mezzo. Praticamente sì. Questo gank ha avuto un tempismo incredibile. Pain si mangia una raffica arcana da parte di Dragain. Però Dragain semplicemente rimane Dragain ci muori. Dipende perché i minion stanno distruggendo Pain. Questo è stato un brutto trade in corsia centrale da parte di tutti e due. Sì, ma non era brutto per... Era un brutto trade proprio in titolo sé dell'opera. Non era... Per l'uno, per l'altro, proprio.
In ogni caso trovano ancora una volta l'uccisione in corsia superiore e un Rumble senza flash e carne da macello, lo sappiamo benissimo. Deidara ancora una volta posizionamento aggressivo contro Infinity, che però grazie alla barra del suo riscaldamento ben rimpinzata riesce a gestire bene il trade. Bene relativamente, perché Poppy ha una pozione della corruzione, adesso addirittura presenza ferrea. Però non ha più lo scudo, ha provato a raccoglierlo, ma caricando Infinity ha permesso a Infinity di passare sopra il blocchiero. Eccolo lì, cerca di raccoglierlo. Prendi lo scudo! Per l'amor di Dio. Mi fanno arrabbiare queste cose. Non ha flash di Dara. Ci ha rischiato così tanto. Mamma mia. Sta tornando Nida. Ti costava tanto aspettare il cooldown dello scudo. No, ma Infinity, se non fosse Infinity che è morto. È molto. Torna, cerca di rallentarlo di Dara, si gira. Ma ormai è troppo tardi, ancora una volta. Viene fatto saltare in aria il Gundam di Rumble. Viene fatto saltare in aria perché Deidara ha l'aiuto di Kermis. Kermis che sta facendo un lavorone. E dall'altra parte Leonardo cosa sta facendo? Cerca di farmare e arrivare al 6. Famoso film d'autore del ben noto regista Federico Bronzini. Il postino ganka sempre due volte. E in questo caso quando Rumble non ha il flash, perché non tre? Questo è il sequel questo. Sì. Lo stanno malmenando, massacrando. Rumble deve giocare sicuro o devono iniziare a chiamare le attenzioni di Nocturne su quel lato della mappa. Come disse un famoso poeta contemporaneo, è ancora top a Invading Abyss. Un haiku questo, è un famoso haiku della cultura contemporanea. Dopo contiamo le sillabe, sì, non sono sicuro. Però niente. Stivali per Infinity insieme allo scudo di Doran e un tomo, ma dall'altra parte finalmente c'è resistenza magica per Deidara. Rarash intanto aggressivo contro Pio. Netta era lì dal cespuglio. Non abbiamo parlato di questa corsia inferiore perché siamo subito stati distratti dalle mille morti di Rumble. Quanto se la sono giocata bene Rarash e Netta in quel 2 contro 3? Sempre artistico, questo è il nome di un quadro. Le mille morti di Rumble. Sì, 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 sì. Composizione del 1950. Le mille e una morti. È un titolo di un famoso libro. No, stai dicendo Netta e Rarash 2v3 e comunque concretizzano l'uccisione sul tiratore nemico. L'uccisione va a favore di Lucian, che adesso ha uno scettro vampirico contro delle scarpe, degli stivali. Diciamo che Tristana ha visto la luce. Hanno sottovalutato pesantemente i danni da parte di Lucian e Lux. Nonostante Lux fosse effettivamente morta, nel momento in cui Tristana salta addosso a Lux e utilizzano tutto su Lux, una Lux con barriera, una Lux a fianco con Lucian che è libero di fare DPS, e qua Rarash è quello che se la gioca bene. Ragazzi, nel momento in cui pestano il vostro compagno di squadra, per favore, pestate. Sì, e non qui scappate terrorizzati. Esatto. Quando succede una cosa del genere io tilto malissimo. Tu tilti spesso malissimo. Bisogna collaborare. A me piace giocare insieme alle persone che vogliono giocare insieme a me. Nel momento in cui ognuno gioca per i cavoli suoi, allora cosa mi inviti a fare? Non ho capito, cioè. Gioco per i cavoli miei e sto a posto, no? Intanto Netta in corsia inferiore continua ad applicare un'ottima pressione nei confronti di Alistar, che ha paura di ingaggiare letteralmente. Non sanno, in realtà penso che sappiano dove sia Nidalee, anche perché non hanno più un quadrante blu di giungla. Non ce l'hanno, non hanno diritto. Totalmente coperto, un bel lume di controllo nel fiume per coprire completamente l'accesso che ha Corki alla corsia inferiore e anche quella di Nocturne, perché 1, 2, 3, 4, basta! Ma questo è dall'inizio della scorsa partita che gli Edomina lo stanno facendo. Lo so. Si sono resi conto, qui è una buona lettura da parte del loro coaching staff, si sono resi conto che i Cyberground l'unico vantaggio che avevano veramente trovato l'avevano trovato per visione. Questa parte di Luque, vogliono l'ingaggio, riescono a uccidere Netta, ma ancora una volta guarda quanto pagano, l'esplosione della carica va a segno. Kermis e Rares cercano di rispondere, ma se Eunaru rimane basso in vita, almeno lui il flash ancora funziona. Nel frattempo di dare in corsia superiore, presenza ferrea, si lancia in avanti, arriva il colpo di martello, i danni percentuali si fanno sentire, ma vengono attutiti dallo scudo di rottami di Super Galaxy Rumble. Comunque, se la sono giocata bene qui Cyberground, Deidara si tanca la torre perché è maleducato a non tancare la torre. Sono riusciti a rispondere in un 3 contro 3, o meglio, più che a rispondere, a impostare loro stessi l'aggressione. Sì. E Eunaru è intervenuto nel posto giusto al momento giusto. Adesso vantaggio in oggetti nei confronti di Nidalee, che sta però farmando e dovrebbe completare la gemma degli Echirunici appena tornata in base. Cerca di danneggiare l'avversario. Infinity però rischia perché è sotto la metà HP contro un Deidara che è praticamente full vita grazie alla pozione della corruzione. Ha i danni effettivamente, si avvicina. Wow. Carica, però prende subito l'aggro della torre grazie alla tizione di Bani. Esatto, sì. Un po' troppo presto. Deidara non... Non così, Appetta o micetto sì, ma non così. Deidara potevi fare l'uccisione, però te la sei giocata maluccio. Vabbè, però ha spammato le mot. Ha spammato le mot.
Stavolta ad essere ancora top è Nocturne. Non c'è l'intervento non perché non ha la paranoia. Quindi l'ha utilizzata prima in corsia inferiore per ribaltare la situazione e l'ha utilizzata bene. Però è un cooldown che ovviamente devi aspettare, certo, prima di poter anche solo pensare di reingaggiare contro una Poppy. E di Lara ha usato anche Flash, eh? Domanda, secondo te se Infinity in quel frangente avesse utilizzato il livellatore missilistico, avrebbe preso una kill di ritorno? No. Addirittura. No, è comunque Poppy. Ha già un pezzo di resistenza magica grazie ai livelli nella W, ha un minimo di resistenze addizionali. Okay. E quali starene guai? Utilizza la Suprema, cerca di scappare, basso in vita. Arriva addirittura al portale dei reami da parte di Dragain, che bloccherà l'avversario. Bello. E prende un'uccisione, ma così facile! Ma così facile! Questo è quello che ti porta effettivamente Lux. Concatenamento di controlli, sì, però, semplice per Nidale. Prendilo. Potrebbe. 2 su 2. Adesso con la prigione il terzo va a segno. Occhio, però... perché il Big Red One connette sulla sua testa. Oh! Le Supreme continuano ad arrivare. Marionetta cerca lo scudo. Perché? Troppo tardi. Voleva evitare per l'arrivo del supporto. Lo fa, ma arriva troppo tardi. Lo scudo prismatico di Lux era in direzione corretta. Era un millimetro dalla sua testa. Aveva anche il flash. Dragin tira troppo la corda e la corda si spezza. Brutta, brutta, brutta qui purtroppo la decisione da parte di Dragin. Anche perché non avesse mancato tutto prima, almeno avrebbe trovato il trade back efficace, sì. E invece nulla, Corki era troppo salubre in quella corsia centrale. Non solo, Eunaru dopo il messaggero della Landa torna in base con il richiamo potenziato in faccia a Deidara che sta lì a guardare. Non poteva fare altro, non sto colpevolizzando il giocatore per la cosa. Raresh in corsia inferiore, adesso viene assalito, ma ci sono Lux e Kermis ancora lì in zona. Ancora una volta Lux, tutta l'aggressione su di lui, non ha la Suprema. Wow! Infatti un ultimo colpo da parte di Nidali. C'è il teletrasporto da parte di Infinity. Suprema a disposizione in 3, in 2, 1 e non lo interrompe. Ok, non ti vuoi veramente teletrasportare in mezzo a 3? Non quando sei Rumble. Salvo tu non sia Uni e allora ti piace teletrasportarti in mezzo a 3. Ma quello è un altro discorso. Non volevo PTSD. Non volevo, perdona. Che dolore. Ah, bello il binding da parte di Lux, questo permette l'uccisione da parte di Raresh sulla Tristana avversaria. Aveva il flash ma senza guarigione e bloccata dalla luce di Dimecha. Non riesce a muoversi. È stato molto inquietante quello che hai fatto. Non di meno comunque i membri dei Cyberground vengono distrutti sotto torre. Nonostante la paranoia negasse visione, i membri degli Aidomina erano troppo vicini. Dara, buono l'utilizzo del verdetto del custode. L'ultimo colpo, ce lo facciamo. Niente da fare, non riesce a raggiungerlo. Primo mattone in corsia inferiore, buono, in favore degli Aidomina. Buono. Secondo me il buff Infinity no. Arriva. Ma no! No, perché schiattalo prima al muro, poi utilizzi la martellata. Dai Dara, su. Credo, sarei anche grande, però sei proprio un grande top laner. Esatto. Ti stavo dicendo, mi sono un attimo perso. Cioè, c'hai due abilità. Sì, l'azione mi è un po' confusa. Pare me, con Jarvan che schiaccio prima Q e poi E. Non perché? Uguale. Ah. What? Lux sta andando per l'empio Graal di Atene. Nel frattempo, da dove è tornato in base dei Dara? Davvero era lì? Perché ci faceva lì? Non lo so. Comunque, doppio volume di controllo nella corsia superiore che riesce a rimanere in piedi ma per pochissimo. Nonostante l'1-3, il farm tra Infinity e Deidara rimane a meno di 10 unità di distanza. Guarda la build dei due tiratori. Sì. Lama del Re Rovina completata contro due spade e una daga. È gigantesco, Raresh. Qui è pesante da gestire la fase di corsia. E Netta sta andando per uno degli oggetti che secondo me sono più sbroccati all'interno del gioco, ovvero il calice di Atene. Empio calice di Atene. Sì, sì, sì. Empio Graal di Atene. Graal, effettivamente. È il calice dell'armonia e l'empio Graal di Atene. Li hanno Quello alternati così. Questo non ha il minimo senso. Da. Per i support. Per sì. I support aggressivi AP. Adesso, insieme al nuovo oggetto per i lumi, l'oggetto da support per i lumi, sì, è sbagliato. Perché Noturna. Quello dà una rigenerazione di mana assurda. Ci metti una redenzione a fianco a questo oggetto e vi ritrovate un 120 di AP che non sai neanche da dove sono arrivati. Più riduzione di carica, resistenza magica. Di tutto, di tutto. Trasformi i tuoi danni in cure per la DC. Così pure. Trasformi Lux in un curatore a tutti gli effetti. Altro? Non lo so. Una fettina di cuore? Ecco. E comunque sappiamo che il cuore, essendo un muscolo molto tonico e ricco in proteine, è una fetta, sì. E ancora una volta il binding, ma salta via Tristana. Il laser se lo prende comunque. Anche Luqua che quasi ci muore, la guarigione da parte dei fiocchi va a tenerlo in vita, ma per poco. Kermis, flash di Pyokki.
Nidalee. Leonardo pronto a re-engage. Arriva il pacco. C'è posto per te, Nidalee. Flash oltre il muro. Arriva la guarigione. Non brucia, ci credo. Brucia. Pain. Flash autoattacco con il rosso. Prende la doppio pro cap da parte di Luke. Salta a Pioki. Vuole questa uccisione. Esplode la testa di Raresh. E anche Netta ci saluta. I però è arrivato tra Gain. E un'uccisione va a segno. E un Aro cerca di coprire la ritirata. E un Aro no. E un Aro no. Non hai vita. Non hai resistenza. Tra Gain è bello carico. Ha già la staffa dell'arcangelo. 30% di riduzione di carica. Si gira su Tristana. Poi su un Aro. Bloccato da parte di Luke. Luke basso in vita. Ultimi. Oh! Balza sul flusso e uccide Alistar. Potrebbe non essere finita. Tristana in una bruttissima posizione. Infinity cerca di salvarsi. Ma invece non viene ucciso da parte di Daro. Dall'altra parte della mappa. Pioki. 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 No. Ciao! Draghain, eroe vero! 5-1-0! Wow, 1 contro 4. Sì, letteralmente 1 contro 4. Erano bassi in vita, senza mana, senza CD, ma era un 1 contro 4. Ma per giocare a League of Legends non serve il CD, io l'ho scaricato. Okay. Grandissima performance da parte di Draghain. Questo Ryze è fuori controllo. Wow, wow. Quando wow. Il suo team è blue side e possono power pickare Ryze, i risultati sono questi. Certo che devo dire, staffa dell'arcangelo con un 30%. Uff, e un Aro. E un Aro era la paperella nel tiro al bersaglio in questo caso. E riesce ad evitare tutto. Va detto che comunque era 1v4, come dicevi tu, senza più tempi di ricarica sulle sì, abilità. Non quindi. Dall'altra parte, però era comunque un 1v4. Potevano disingaggiare invece che provarci. Potevano tranquillamente. Avrebbero potuto più che potevano, però. In corsia centrale i servitori si schiantano contro la struttura dei Cyberground, ultima struttura che permane all'esterno, l'anello esterno è composto solo da questa singola torre mid. Pain va a rimuovere visione all'interno della propria giungla, però c'è un lume invisibile ai lupi e quindi vedono lo spostamento da quel lato. Questo permette agli Idomine in tutta tranquillità, senza temere nessun intervento esterno, di andare verso il Drago della Montagna. Drago della Montagna su un team che sta vincendo early game? Ma anche sì, facciamo. Di quanto eh? Sta vincendo? 6.000 gold a 16 minuti? Salute. Niente di preoccupante, dai. No, la torre è semplicemente andata, visto che abbiamo anche una cura che dà velocità di attacco. Non è bella la situazione. Anche perché adesso su chi vai a scalare? Perché Corki, per gestire Ryze in corsia centrale, ha preso la mangia magie e rallenta enormemente lo spike sul secondo oggetto. Tristana, in confronto a Lucian, non ha una build. Boom. Una lancia, un giavellotto per rubare il lamabecco piccolo. A sfregio. Vabbè, sempre risorse. È come quando rubi una patatina al tuo amico, no? Al McDonald's. Rubi prendo una patatina e la mangio. E quello ti guarda male. E tu lo guardi male. Raresh insieme a Netta in corsia centrale con una Lux che va detto ha trovato delle gran risorse, pur essendo una Luxo Support Uxo sì. In onore di Stellina Veloce. Giavellotti connettono con un hitbox spaghettatissimo. Però questa è un'altra torre che crolla. Vuol dire che l'anello esterno viene meno. La gold lead si imposta sulle 6400 unità. E siamo al 17° minuto. Paranoia. Paranoia. 1, 2, 3, con l'aiuto di Pain, Ryze dovrebbe morirci e i controlli fanno la differenza. Nonostante tre oggetti, due oggetti e mezzo completati, perché uno sono gli stivali per Draghain, che è effettivamente gigantesco, avrebbe potuto tranquillamente cancellare entrambi. Quello spavento da parte di Nocturne basta e avanza per riuscire a portarlo da 100 a 0, nonostante lo scudo della staffa dell'arcangelo. E questo però è una nota importante, la perché ti porta effettivamente a capire che non è mai veramente sicuro overestendere sulle corsie laterali contro Nocturne, salvo tu non sia Poppy. In quel caso non perdi HP, è una delle passive di Poppy. E quindi. Laser! De magia! Occhio stordito al muro Rumble! Bloccato, si prende entrambi i colpi dello shock. E questo porta Deidara comodissimo sotto torre. Yes. Arriva anche Kermis, arriva anche Netta, si sposta anche Raresh. E arriva la torre missilistico, sì. Ma la torre dovrebbe cadere in ogni caso. Per quell'ultimo minion caster. Yes. Vedi quanto sono importanti i caster. Assolutamente fondamentali, vengono sottovalutati, ma anche uno solo può fare una differenza gigantesca. Figura più due. Stanno andando adesso per un richiamo base perché non ci sono più risorse da conquistare in quel lato della mappa. Sì. Inoltre ti faccio notare la visione degli Idomina, come è stata ben distribuita intorno al lato di mappa che volevano giocare. La rotazione era stata preparata verso questa corsia inferiore, non è arrivata come scelta fortuita. Ragazzi, quando volete pushare e avete il vantaggio, guardate un quadrante di giungla e pushate le due corsie adiacenti al quadrante di giungla che avete guardato. In questo caso vanno a guardare il quadrante est della mappa e quindi vanno a pushare mid e bot, riuscendo a ottenere entrambe le torri. Nel frattempo comunque all'interno della propria metà campo
continuano a pulire risorse locali. Tanto stan bene così gli Idomini, hanno una gold lead che è immensa. Pacco per Pain, che però, ecco, infatti stavo dicendo, ecco, dove lo vai a consegnare? Non c'è nessuno ad aprire la porta, anzi rischi di prenderti la porta in faccia. L'ha lanciato letteralmente in giardino. Sì, lasciando poi la postilla. Non abbiamo trovato nessuno, ci dispiace. In corsia superiore adesso gli Idomini sanno che è l'ultima corsia sulla quale possono estendersi su una torre esterna. Ma non hanno visione, quindi tornano indietro, giustamente. Ma sai cosa? La questione è che se vai a premere sulla corsia superiore e hai raid dalla tua e aspetti il barone Nashor, puoi andare a impostare una rotazione offensiva, prendere le torri e appena gli avversari stanno difendendo da un assedio in base, portare dei reami dentro la tana del barone e non possono rispondere. Ed è per questo che Deidara con il teletrasporto va nella corsia inferiore, aspettano Lucian che aveva appena recollato per andare a chiudere la mannaia oscura. Secondo oggetto già bello completato insieme agli stivali, per Lucian, che pusherà nella corsia centrale lasciando Ryze in quella superiore e permettendo a Nidalee e Lux di andare a illuminare il quadrante nord della giungla, cosa che è il prossimo obiettivo degli Idomini e infatti è proprio quello che stanno facendo in questo esatto momento. Sì, con quattro persone per andare a illuminare il quadrante di giungla. Sto dicendo, infatti, avere guarda i lumi di controllo. Sì, stanno disegnando l'orsa maggiore intorno a quel barone, ok? Sì. Non c'è veramente un frangente sul quale i Cyberground possano uscire dalla loro metà campo. Quella è la cintura di Burioni. Oh, quella che fa mia. I vaccini. Ok, ok. Va bene. Questa. Poi me la devi spiegare se, perché va è bene. La cintura che fa i vaccini e non Burioni stesso. In questo Nocturna caso sta andando per letalità. Adesso che la zona nord è in totale controllo degli Idomini, possono tranquillamente pushare mid e top e possono tranquillamente minacciare il Baron. Ed è la stessa situazione della partita precedente, dove i Cyberground dovranno facecheccare quel barone e quando lo faranno moriranno. E se non lo fanno, comunque gli avversari prendono il barone e allora non muoiono ma perdono la base. Guarda i danni su Eunaru! Come non detto, adesso sono senza jungler, che è anche senza flash e soprattutto senza la vita. La torre viene giù, ma possono continuare a pushare, insigiano. Hanno Lux, hanno Nidalee, possono farlo, ma è necessario. C'è il barone libero, c'è un solo lume ancora all'interno del nido del barone. Ah, sneaky sneaky, ragazzi dei Cyberground. È curioso che non venga interrotto dal lume di controllo, Perché è lì all'interno della tana. No, credo sia troppo lontano. Oh, che peccato, che peccato. Vabbè, in ogni caso voglio prima dire poi cadrà. Guarda quanto efficacemente gli Idomini stanno strozzando i Cyberground. Stanno togliendo ogni singola risorsa sulla mappa. I Cyberground non farmano le lane perché muoiono se si avvicinano i minion. Non farmano la giungla perché non hanno controllo della propria giungla. Nessuno dei due quadranti. Guarda la visione. Sì. È sublime. E questo mi rende felice, ok? Ti spiego perché. Vai. Perché gli Idomini, con la lineup che hanno portato fuori quest'anno, ci si aspettava questo livello di macro game. Invece e ieri abbiamo visto delle clown fiesta che mi hanno fatto pensare, ma ci siamo davvero o devono ancora lavorare? Sono i brigantini molto bravi o sono gli Idomini che non sono ancora a puntino? Adesso lo sappiamo, sono i brigantini che sono molto bravi. Ho capito. Perché qui gli Idomini stanno facendo un partitone, secondo drago della montagna, e adesso con quello dovresti insistere verso il barone. Arrivano i ping, infatti, spostatevi verso il Baron. Riprendono il totale controllo della zona nord della mappa in mancanza degli Idomini che sono andati in base a spendere i soldi della torre della corsia superiore. Quindi rallentano un attimino l'avanzata per andare a prendere anche quel drago. Drago secondo di montagna che va a beneficiare gli Idomini in una maniera particolare. Dicevamo quanto fosse importante per i Cyberground evitare il barone agli Idomini. Adesso con due draghi di montagna sarà ancora più difficile. Sarà ancora più facile prendere questo obiettivo nel momento in cui avranno controllo della zona nord della mappa, che è l'unica cosa che manca agli Idomini. Stallano, se posso dirti la mia, anche un po' che infelicemente, perché non... Era un frangente dove si poteva insistere. Capisco che hai pulito tante risorse della metà campo nemica e quindi volevi andare a spendere i soldi così faticosamente conquistati. Qui Dragain contro Pain. Niente da fare. Schiaffo a testa. In questo caso il colpo di virtù della triade combinato con il rasoio della tempesta fa un bel po' di danno. Ed è questa la potenza di Corki, eh. Deidara sta giocando in faccia al team nemico, proprio letteralmente. Rubano altri potenziamenti e questo estende il vantaggio monetario. Ed siamo, ecco, sulle 9400 unità. Ripreso il controllo della zona nord della mappa, pusheranno nella corsia superiore con Dragain, pusheranno la corsia centrale con le altre tre persone, lasceranno Poppy nella corsia inferiore. Quando i nemici saranno evidentemente in base avversaria potranno iniziare questo barone. E invece non lo fanno.
C'è Poppy che si sta spostando di nuovo per riprendere priorità sulla corsia inferiore, dove i minion red side rischiavano di impostare da lì a poco uno slow push. Devi evitare lo slow push se vuoi settare il Baron. Corki è il pacco, quindi non rischia. Wow, ok. Aveva il pacco, eh. Ho capito, adesso Draghi non c'ha il flash però. Infatti è stato più un sacrificio per Dragain quello, sì, che è un vantaggio per loro. Deidara non perde HP, letteralmente. È il modo attivo contro Rumble. È così frustrante essere Rumble. E inizia questo barone, il barone è già morto. Arriva Nocturne, disingaggiano. Sorpre Nocturne. Aspetta, sopra Nocturne. Vola Nocturne su Kermis. Vola Nocturne sotto Kermis. Non e dallo schermo da nero diventa grigio, mentre un triplo knock up salva temporaneamente la vita di Pain. Bloccato però Luco, è costretto ad utilizzare la suprema. La staccionata non lo salverà in questo caso. Anche perché letteralmente Deidara in 1 contro 2 blocca 3. Gli occhi e ci arriva, okay, Infinity. Ma questo non basta. Laser Demacia. E questa è Demacia. Altra seconda uccisione. Double kill per anche la Poppy di Deidara. Pain ultimo rimasto. Scudo su rare, sul laser tra i denti, o anzi sul Rofflecopter di Corki, sì. Porta a casa questa quinta uccisione. Siamo al 25esimo minuto e su Deidara siamo al 18-8, siamo a una gold lead di 14.000 unità. Questi ai Domina vogliono pulire la serie, vogliono andare in finale. E ragazzi, col 3-0, i ragazzi degli Domina adesso vanno a guadagnarsi quindi la finale. Ennesima uccisione, wow, Alistar, per punti stile, visto che i nemici dei Cyberground sono respawnati. E quindi da casa iniziate a spammare i vostri bzz bzz per il grande Deido, perché questi ai Domina con questa loro formazione vanno a smantellare la concorrenza. Addirittura Diamond in fontana regalando una kill su Kermis. La paranoia arriva, ma non serve assolutamente a niente. Si salta anche lui. Questa è vittoria, sì, per gli ai Domina. Questa è la 22esima kill. Questo è un XD. GG ai Domina. Riescono a distruggere completamente i Cyberground in una serie che porta loro un 3-0 pulitissimo e meritatissimo. Meritatissimo davvero. Lisci, puliti, unidirezionali. Hanno, se posso dire, sbagliato solo l'early game della prima partita. Poi per il resto è stato perfetto tutto quello che ha fatto. Piccoli errori a causa magari del caos dell'inizio della prima partita, una mancanza di visione che poi è stata corretta all'interno della serie. Complimentissimi a loro, si sono guadagnati quindi l'accesso, li vedremo al Games Week al Red Bull Factions. Quindi mi stai dicendo che ci sarà un evento italiano dove nelle fasi finali avremo Outplay dai Domina e Forge? Tre colossi, tre casate, che ovviamente vanno a comporre lo storico competitivo nazionale. Rinnoviamo i complimenti a tutti quanti. Ricordiamo che PG Sports però sarà in onda anche domani e dopodomani con due appuntamenti di importanza capitale. Domani ci sono i Vitality, che vanno ad affrontare i Misfits nell'ultima speranza di guadagnarsi senza il Gauntlet un accesso ai mondiali. Ricordiamo, se i Vitality vincono la serie di domani, best of 5 contro i Misfits, arrivano terzi, e se i Fnatic vincono la finalissima, questo significa Vitality ai mondiali. Se invece i Fnatic dovessero perdere con lo Schalke va ai mondiali, cosa che mi renderebbe particolarmente felice essere rappresentato da questo Schalke 04. Nukeduck e Upset sono al 150% della loro forma. L'anno di Nukeduck. È l'anno di Nukeduck. Invece, subito dopo i Vitality, invece terzo e quarto posto per il Nord America, e si prosegue domenica a partire dalle ore 17 per la finale primo e secondo posto europea e la finale primo e secondo posto, ragazzi, nordamericana. Fnatic Schalke 04, che partita è? E perché dall'altro lato Liquid Cloud9. Cloud9 rischiano di vincere lo split. Ragazzi, questi sono gli appuntamenti. Da lunedì ricordiamo anche lo European Masters. Doggi c'è lo European Master. Gli Outplayed che abbiamo visto vincere durante il PG Nationals. Un mese pieno di trasmissioni. Siamo partiti da, quando era? Mercoledì l'ultima trasmissione, e continuiamo ogni singolo giorno a intrattenervi con eSport di prima qualità qua su PG Sports. Per Sarengo, perché non è tutto, buona serata, buonanotte e a domani.